Iniziamo questi esercizi spirituali invocando l'aiuto dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, o oh Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O oh, dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio. Promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Si, luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero, di Dio Padre e del Figlio, Uniti in un solo amore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Ignazio di Loyola prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo quindi questi primi esercizi online in lingua italiana, eh, quello che si fa in Argentina da molti anni in lingua spagnola. Da tempo volevamo iniziarlo qui, in Italia, però per diversi motivi... E, e, e dopo molti anni siamo riusciti solo ad esso ci è sembrato che questo era il momento di iniziare questi esercizi online questo, questa settimana santa del 2020 in mezzo a questa, a questa situazione tanto particolare del, del coronavirus che è un momento della storia molto particolare che ci tocca vivere a noi in prima persona e ci è sembrato che era il momento giusto, voi forse starete pensando sicuramente che, che certo, che è il momento giusto, perché dobbiamo essere tutti a casa, e quindi è il momento di fare esercizi online, perché non, non c'è modo di andare a una casa, a un convento, per fare gli esercizi. In certo modo questo è vero, perché è vero che, che al Signore non gli sfuggono le cose, che se il Signore ha permesso questa situazione... Al Signore non le sfugge il fatto che dobbiamo essere tutti in quarantena, che dobbiamo essere tutti dentro casa. Ed è evidentemente che manifesta anche in queste cose il qual è la sua volontà. Quando noi non abbiamo attività esterne, il Signore vuole, fare, vuole frutti interni. Per esempio la domenica. Noi la domenica non lavoriamo perché è il giorno del Signore. Uno si libera da certi impegni pratici esterni per dedicare questo giorno. Al Signore, perché è il giorno suo, il giorno del Signore. E in certa maniera possiamo dire lo stesso, se la per disegni che, che non sfuggono alla Divina Provvidenza, noi dobbiamo essere dentro casa, il Signore si, vuole dirci qualcosa. Il Signore manifesta qual è la sua volontà su di noi, e la sua volontà su di noi è portare frutti, e quindi. Io eh, anzitutto voglio fare i complimenti a tutti voi che avete deciso di fare questo esercizio online, perché state rispondendo a, questo, a questo, questa richiesta del Signore, portare frutti interiori, frutti di vita spirituale. Comunque non so se sia questo il motivo più importante per cui eh, abbiamo pensato che erano, era, era il momento di iniziare questo esercizio online. Forse il motivo più importante è che come... Quelli che conoscete la nostra congregazione sapete bene, il cuore dei, dei religiosi che siamo stati in Italia, eh, di molti di noi che siamo, stati, che siamo in Italia, eh, si trova nella città di Segni, dove la maggior parte di noi è stata, eh, è stata lì. Abbiamo trascorso molti anni eh, nella città di Segni e non solo abbiamo lì svolto il nostro apostolato, il nostro ministero ma abbiamo anche ricevuto, abbiamo imparato molto dal popolo segnino, soprattutto dalla saggezza religiosa del popolo segnino, che è molto devoto della Madonna dolorata. E loro hanno saputo trasmettere a noi questa devozione. Chi di noi che sia stato a segni no, non ricorda con tanto affetto quella bellissima immagine, quel bellissimo settenario a cui partecipavamo. Chi di noi non ha pregato? Con tanto fervor en la Madonna Dolorata di Segni. En questo periodo, en eh, este periodo de Segni, abbiamo conosciuto anche la historia la percuye nato el voto del popolo segnino a la Madonna Dolorata. E la ocasión è, è stata propiamente una epidemia, la epidemia del colera del 1854. Nel libro di, del nuestro caro anche don Bruno Navarra, nuestro Ángelo Custode, llamado así, Lui racconta la situazione drammatica che si viveva a Segni in questo periodo. Uomini e donne, dice, bambini e adulti in numero, in numero sempre crescente, giornalmente morivano. Pareva che la morte sfidasse i più forti, i robusti, i giovani. Le donne non avevano più lacrime da piangere. Le campane di tutte le torri diffondevano quasi continuamente lenti ritocchi delle agonie. I cimiteri parrocchiali erano pieni di cadaveri. Una situazione molto triste. Però, che ha fatto il popolo in questa situazione? In questa situazione drammatica. Dice sempre Don Bruno: nel pericolo generale, clero e popolo, nella mancanza assoluta di ogni mezzo umano che potesse arrestare la morte, i segnini ricorsero alla Vergine addolorata. Fu il dolore che li spinse a ricorrere all'intercessione della Madre dei dolori. E che faceva il popolo quando ricorreva alla Madonna? Implorava alla Madonna la fine di questo colera, però offrendogli a cambio un rinnovamento di vita. Nel centenario, in ringraziamento per la fine del colera, il popolo realizzò questo voto famoso. In, questa, in questo voto si professava: Impegno di questa consacrazione, promettiamo solennemente di amare e onorare sempre il nome santo di Dio, di fuggire la bestemmia, il turpiloquio, la profanazione del giorno festivo. Mantenerci siempre fedeli al Salvatore nuestro, e Figlio tuo, Gesù, alla Sua Chiesa, al Vicario Suo in terra, el Somo Pontefice. El Popolo quindi offriva un rinnovamento de vida, un rinnovato empeño de vida cristiana. Questo era ciò que el Popolo le offriva en quella situación. Ed è quello che noi abbiamo imparato, es quello che noi dobbiamo fare adesso, en questo momento, en questo momento de la historia, en epidemia del coronavirus, dobbiamo nosotros. Offrire veramente una seconda conversione. Voi sapete, per il peccato, dice la Sacra Scrittura, è entrata la morte. Per il peccato è entrata la morte. È il peccato è il vero male. È il peccato ciò che dobbiamo allontanare, dobbiamo abbandonare. E questo è un impegno quindi proprio per il nostro tempo. E qui si inseriscono gli esercizi spirituali. Perché, come diceva Sant'Ignazio stesso, Sant'Ignazio di Loyola, che è il libro che noi seguiamo per questa predicazione di esercizi spirituali, Sant'Ignazio diceva che non, lui stesso non conosceva cosa migliore degli esercizi spirituali per, per agire, per operare una seconda conversione. Gli esercizi, diceva lui, sono la cosa migliore che in questa vita io possa pensare, sentire, capire, affinché l'uomo approfitti la sua vita. Per poter dare frutto ed essere di aiuto per gli altri. E subito parliamo quindi del fine degli esercizi. Sant'Ignazio scrive questo nel 1500. Lui si trova in una caverna a Manresa, in una grotta. E lì, in quella grotta, scrive quello che sarebbe la parte fondamentale di un libro: Il libro degli esercizi spirituali. Questo libro è quello che noi seguiamo. È un libro che la Chiesa ha apprezzato da sempre. Lo hanno apprezzato i papi. Si racconta, per esempio, che Papa Pio XII eh, credeva di essere in agonia, essendo papa, e chiede al suo segretario, Cardinale Tarquini, di aprire una, un cassetto e di portargli un libretto. Cardinale Tarquini apre e le porta questa, questo libretto. Era il libro degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Papa Pio XII prende questo libro e dice, ecco il mio conforto. E tanti altri papi lo hanno lodato. Leone XIII, per esempio, al clero di Carpineto, che lo ringraziava perché aveva donato una casa per gli esercizi, Leone XIII diceva, avete ragione di ringraziarci, perché dono più bello e più utile non potevamo farvi. Nella nostra vita, continua Leone XIII, avevamo cercato qualche libro che appagasse il nostro spirito. Quando conoscemmo il piccolo libro degli esercizi del Loyola troviamo il tesoro desiderato. Pio X diceva, la pratica dell'esercizio ha prodotto meraviglie di fede e di santificazione, facendo irradiare la perfezione cristiana dalla vita personale alla vita familiare e a quella sociale. Una grande stima, San, il Papa San Giovanni XXIII, lui diceva che gli esercizi erano di un profitto che non si poteva misurare, però diceva a condizione di una cosa però, a condizione che siano fedelmente ignaziani, che siano di Sant'Ignazio di Loyola. Se uno rispetta quello che dice Sant'Ignazio, gli esercizi portano frutti di conversione come nessun'altra pratica. È <clears throat> perciò che, che noi in questo periodo di seconda conversione, dove vogliamo chiedere al Signore. Di perdonare i nostri peccati, i peccati del mondo intero, gli esercizi appaiono come l'occasione migliore, come il modo migliore di veramente operare una conversione, una seconda conversione. Il San Giuseppe Caffasso, predicando a sacerdoti, diceva che quando saremo in punto di morte, la consolazione più grande che avremo sarà, saranno tutti gli esercizi spirituali che abbiamo fatti. E perché questo? Per il fine degli esercizi, per lo scopo che hanno gli esercizi. Leggiamo quello che dice Sant'Ignazio stesso. Perché scrive questo libro degli esercizi? Lui dice così. Esercizi spirituali per vincere se stessi e per mettere ordine nella propria vita. Attendete a questo. Mettere ordine nella propria vita. Ordinare. Che le cose siano ordinate secondo Dio che non vadano fuori dal piano di Dio, quello è disordine, quello è il peccato o la mancanza. Esercizi spirituali per vincere se stessi e per mettere ordine nella propria vita. E nel numero 1, appena il primo paragrafo del suo libro, dice: Si chiamano esercizi spirituali i diversi modi di preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutte le affezioni disordinate, a tutto ciò che è disordinato in noi tutto quello che non ha ordine. E dopo aver eliminato queste cose che non hanno ordine, per esempio voi pensate, nella vita della famiglia ci sono cose che devono essere messe in ordine, per questo sono gli esercizi, per mettere ordine nella vita, nel modo come io mi comporto nella mia famiglia, per mettere ordine nel modo come io svolgo il mio lavoro, come nel mettere ordine come io studio, è così, è così in ogni cosa. Perché dopo aver messo ordine possiamo cercare e trovare la volontà di Dio nella organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza eterna dell'anima. Quindi con questo ordine riuscire a veramente seguire la volontà di Dio su di me e seguendo la volontà di Dio su di me quello che riuscirò a fare è raggiungere la salvezza eterna dell'anima. Quindi, Sant'Ignazio, lo scopo dell'esercizio è che ogni atto della mia vita si faccia secondo la volontà di Dio, che abbia questo ordine. E è, questo è quindi un modo di chiamare, di quello che noi diciamo, operare una seconda conversione, mettere ordine in quello che è disordinato. Dice però prima, vincere se stessi per mettere ordine. Però come ci spiega il nostro fondatore, che è colui che ci ha insegnato ad amare gli esercizi e ci ha insegnato a diffonderli, come spiega bene lui, questo vincere se stesso è secondario, perché lo scopo principale, il fine principale è mettere ordine. Mettere ordine che significa quindi che tutte le cose siano secondo Dio, secondo la volontà di Dio. Per quello ci vorrà vincere se stessi perché le cose che sono disordinate siamo purtroppo affezionati a queste. Noi sappiamo che alcune cose sono occasioni di peccato e rimaniamo attaccati ad esse, internet, il televisore, la, il, il cellulare, certe amicizie possono essere per noi occasioni di peccato. E quindi mettere ordine comporterà vincere me stesso. A me piacciono cose che non vanno bene. Perciò dice Sant'Ignazio affezioni disordinate, quello che L'affetto è legato, però è, è cattivo. Allora, per togliere questo, devo vincere me stesso. Andranno bene a voi questi esercizi? Dipende. Lo capirete voi se avete messo ordine nella propria vita. Ordine che metteremo con la grazia di Dio e soprattutto come cercherà Sant'Ignazio, cercando di identificarmi con Cristo. Sempre il nostro padre fondatore diceva, gli esercizi sono Cristo. Gli esercizi sono Cristo. E uno dice, certo, voi vedrete che ci saranno tante meditazioni più avanti sulla vita di Cristo. Sì, però anche quelli che sono preparatori a questo hanno sempre Cristo come centro è Gesù il centro degli esercizi. Sant'Ignazio li paragona anche agli esercizi fisici per capire cosa sono. <coughs> dice. Così come, come il passeggiare, il camminare, il correre sono esercizi corporali, così si chiamano esercizi spirituali i diversi modi di preparare, disporre di l'anima a liberarsi, a mettere ordine. E quindi esercizi spirituali saranno medi, sarà meditare, sarà pregare, in diversi modi: vocalmente, interiormente, contemplare. Diverse pratiche spirituali si chiamano quindi esercizi spirituali. È sempre questo, è sempre per trovare la volontà di Dio, purificarmi dall'uso cattivo delle cose. A molti non piacciono gli esercizi perché uno deve andare al profondo dell'anima e, e dobbiamo entrare, come dicevo io, a cose che ci piacciono però che non vanno bene e quindi devo purificarmi, devo togliere, devo strappare quella erba, che, che, que, quelle cose cattive che ho, che ho dentro l'anima. Bene, per questo, perché producano frutti, dipende tutto dall'esercitante, ci saranno predicatori, però l'esercitante propriamente, colui che realizza gli esercizi, rimane da solo con Dio. Questo è lo scopo degli esercizi, che l'anima entri in contatto con Dio in un contatto personale. Voi ricordate, Dio è padre, non ci considera un numero, una massa generale. No, Dio è un essere personale. Padre Cornelio Fambro dice, chi non considera Dio come un essere personale, che ha un rapporto quindi personale con me, da persona a persona, chi non considera Dio un essere personale è ateo, dice proprio così. Dio è un padre e come ogni padre vuole parlare con me, vuole illuminare interiormente l'anima, vuole che io gli parli e vuole avere questo rapporto intimo, personale, uno a uno. Questo lo operano soprattutto gli esercizi di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio dice che perché si realizzi questo, questa, questa vita in unione con Dio, in unione con Gesù Cristo, L'esercitante deve avere due atteggiamenti. Nel numero 5 degli esercizi, dice Sant'Ignazio, quali sono le disposizioni di colui che fa gli esercizi? Dice, giova molto che chi fa gli esercizi li intraprenda con, e darà due, due qualità che deve avere l'esercitante, che dovrà avere ognuno di voi in questi giorni. Animo aperto e generoso verso il suo Creatore. Animo aperto, Sarebbe la virtud de la magnanimidad, de un alma grande, de un cuore grande, de un cuore disposto a grandi cose, porque la santidad es la cosa più grande de esta vida: la cosa più grande puede ser de vivir veramente segundo Dio. Siamo elevati a la vida divina, e no hay vida humana que si possa paragonar a la vida divina. Por eso, la santidad la persona que quiere vivir Perla la santidad vive una vida grande, una vida altísima. Y entonces, magnanimidad. Si l'anima alma es grande, Dios puede dar más cosas, como un, como un recipiente. Mientras más grande sea, más capaz es de recibir grandes cosas. La Madonna, que aveva l'anima la alma más grande de tutte, poteva dire dopo, el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Grandes cosas ha hecho. E poi dice, cuore aperto e generoso, generosità. Molto bello che una volta, predicando esercizi, un ragazzo mi ha detto questo. Dice, Sentendo quel paragone di esercizi fisici, come correre, passeggiare, questi sono esercizi spirituali, io ho pensato questo, mi ha detto questo ragazzo. Dice, io quando vado in palestra, quando faccio sport, io, io ce la metto tutta, io mi, mi impegno tanto, mi sforzo tanto. Allora le ho promesso al Signore che farò esattamente uguale come quando faccio sport farò qua in questi esercizi. Questa è una disposizione bellissima, una disposizione che il Signore benedice in un modo particolare. Perciò anima grande generosità e chi fa questo non si sbaglia perché Dio vuole farci del bene. Dio ci conoce perfectamente, ci ha, ha plasmado Lui. ¿Quién mejor di Lui puede saber cosa me conviene? ¿Cuál es la vía migliore para mí? Molte volte, los genitori sanno cosa conviene ai figli. ¿Cuánto più il Creatore? El Creatore dell'anima stessa. ¿Cómo pensar que Dio me podrá portar a una vida triste, una vida una noiosa? A una, a una vita infelice, tutto il contrario. Chi capisce che Dio è Padre, che Dio è buono, che Dio è onnipotente, si abbandona completamente, con tutta fiducia, nelle sue braccia. Non c'è nulla che lo spaventi. Leggete per esempio il libro di Giobbe. La disposizione di Giobbe davanti a, a quelle, quelle sofferenze che aveva sono le disposizioni del migliore esercitante. Perché? Giobbe non riceve beni materiali, beni umani. Per Giobbe, che diceva? Il Signore ha dato. Quando le dicono che aveva perso tutto, che aveva perso i beni materiali, erano morti i figli, Giobbe dice: Dio, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E quando i suoi amici le dicono: Ma tu non ti rendi conto che la tua vita è una miseria? Giobbe risponde: Io so che il mio Redentore è vivo. Io so che Dio non mi abbandona. Io so che neanche in questa situazione Dio mi ha abbandonato. Bene, l'esercitante entra con queste disposizioni, sapendo quanto mi vuole bene il Signore. Quanto mi vuole bene fino a dare la sua vita per me e quindi mi darà ogni cosa. Se io voglio offrirgli la mia persona generosamente, con un'anima grande, quanto di più si offrirà Lui a me? Quanto di più? Se noi lo facciamo con tutti i nostri limiti, le nostre imperfezioni, lui che è santo, che è infinitamente buono, quanto lo farà per noi? Sant'Ignazio dice così, l'esercitante deve entrare con animo aperto e generoso verso il, creatore, verso il suo Creatore Signore, mettendogli, guardate quello che dice, a disposizione tutta la propria volontà e libertà. In modo que la divina Maestà possa disporre di Lui, y e de quanto possiede segundo la Sua santísima voluntad. Un acto de donazione, de donazione de la persona. No te puedes si ese ti a Dios, se ti doni a Jesucristo, nello stato che sia, que sea, que tú seas adulto, anciano, bambino, adolescente, joven, que tú seas estudiante, laboratore. Cualquiera y condiciones. siempre el del cristiano que conoce, Chi è Dio, chi è Cristo, è donarsi, lasciarsi guidare, guidare completamente dal Signore, offrirgli, dice Sant'Ignazio, la propria libertà. Molti confondono, anche se non è, non è contrario, invece di chiamarli esercizi spirituali, li chiamano ritiro, perché è un modo di ritiro, è un ritirarsi dalla vita quotidiana, ritiro che a noi. Eh, ci toca hacerlo in modo obligatorio per el coronavirus. Es un ritiro que dobbiamo hacer. Molti no pueden trabajar, no pueden estudiar. En este ritiro, que es propiamente quello que Sant'Ignazio Ignacio silenzio, silencio, en gran parte en consiste el fruto de los ejercicios. Yo estoy hablando aquí a una telecamera, pero imagino que dietro questa esta telecamera mi state escuchando personas de di diversas condiciones. De diversas condiciones, ma muy diversos. Algunos, magari, saranno da solos y podrán fare gli esercizi tranquilamente, otros lo harán anche en familia, con una familia, otros lo harán a metà porque, magari, devono ancora attendere ad altre cose. Altri lo farán, magari, cercando de fare silencio, pero habitan con otras personas que fanno rumores. Por ejemplo, a mi casa mia, sarebbe así: cuando uno parla en un ángulo de la casa, se siente pure en el otro. E quindi non tutti potranno portare un silenzio totale, una, un ritirarsi totale, però potete comunque eh, ritirarvi da alcune cose. Per esempio, in questi giorni non è necessario ascoltare la televisione, usare internet, tranne solo per, per ricevere queste predicazioni, però no, non usare il cellulare. Ci sono certe cose che uno potrebbe lasciare. Perché più io eh, mi allontano dalle cose, mi allontano dal rumore, dalle cose che creano rumore, e più posso ascoltare la, la voce di Dio. Sant'Ignazio nel numero 20, 20 del Libro degli Esercizi dice che «Quanto più un'anima si trova sola e appartata, tanto più diventa capace di avvicinarsi e di unirsi al suo Creatore e Signore». E quanto più li si unisce, tanto più si dispone a ricevere grazie e doni dalla somma e divina bontà. E dice Sant'Ignazio questo, che il solo sforzo, dice, quando uno inizia gli esercizi, dice lui, il solo sforzo di lasciare le altre cose, per dedicare tempo solo a Dio, dice Sant'Ignazio, questo solo già diventa fonte di grandi meriti. Davanti alla Sua Divina Maestà, davanti a, a, a Dio, davanti a Gesù, il fatto di dedicarle tempo è già davanti a Lui, fonte di grandi meriti, di, di grandi grazie che Lui donerà. E questo di dedicarle tempo è quello che manca nel mondo di oggi. Noi dedichiamo tempo a tante cose, però tempo a Dio non lo dedichiamo. Pensate voi, a quello che uno ama. Li dedica tempo, normalmente uno li dedica tempo. E quindi l'amore di Dio in gran parte si manifesta anche tramite questo tempo che io li dedico. Bene, perciò io incoraggio voi a impegnarvi il massimo che si può. Come dico, non tutti potranno fare uguale, però quello che, che tu potrai fare, che tu vedi che puoi lasciare questo o questo per distrarti meno, sarà sempre più meritevole davanti alla Divina Maestà. Perché più ti allontani e più lui può avvicinarsi a te, ti allontani da altre cose. Un altro consiglio che voglio darvi, voi avrete possibilità di consultare i sacerdoti, questo è fondamentale, fondamentalissimo che lo fate, perché fondamentale degli esercizi, dice Sant'Ignazio, è adattarsi all'esercitante. Lui dice: da molte indicazioni al, ai predicatori, a noi, Y e dice que molte cose uno debe cambiarle, modificarle en base a la persona que ha davanti. Yo insisto: siamo eh, in una, in una predicación di esercizi a personas que nemmeno possiamo vedere. E io sto dicendo una cosa que arriverà a personas de di diverse condiciones, diversi stati d'animo, diverse croci, diverse, diversi problemi, y e quindi. Che si deve fare? Non si può adattare perché sarà una predicazione per tutti. Quindi è importante che voi parlate con un sacerdote e gli spiegate, soprattutto se ci sono difficoltà, se ci sono, se ci sono turbamenti. Voi sapete, gli esercizi sono veramente una, una, una fonte di, di grazie, una fonte di, di veramente di, di frutti di santità. Evidentemente, el diablo debe fermarme. Evidentemente, el diablo debe turbarme. Dovrà mí confusión. Es es lo que sento dire a un predicatore que es una verita así, pero yo estoy mal, lo sento male. Es muy importante hablarne, sobre todo en questi casi, cuando ci sono cosas confusas, cosas que uno no capisce, dificultades que uno trova. Bien, Ci saranno tanti sacerdotes a disposición para le quindi Entonces, yo vi incoraggio a todos a a approfittare di questo. Bene, un altro consiglio avere un orario, dovete cercare di farvi un orario. Noi vi presenteremo l'orario lì avete visto in, questo piccolo, in questa piccola immagine che si è mandata prima si è inviata prima. Dove si consiglia ci sarà un orario che devi cercare di seguirlo? Quello aiuterà veramente tanto porque no sea una cosa disordinata a dedicarle tempo. Ci saranno prediche di 30 minuti e minima, come minimo altri 30 minuti per meditarle, per pensarle. Come si fa una meditazione? Uno deve farsi uno schema. Sant'Ignazio presenta uno schema. Uno schema che ha quattro punti. Prima di tutto sono le verità preparatorie, le idee, idee preparatorie. Lui dirà prima di tutto chiedere una grazia che voglio, poi immaginarmi, per esempio se devo eh, contemplare la nascita di Gesù, immaginarmi Betlemme, eh, e poi dirà ricordare la storia che Gesù, che, che Maria e Giuseppe non trovano luogo nell'albergo, eccetera. Bene, questa è la prima parte, sono quelle, quello che lui chiama preambula, preambulos in spagnolo, quelle, quelle idee che mi preparano. Sono punti di preparazione, prima parte. Una volta fatto questo, ve lo indicherà ogni predicatore, dovete passare al corpo della meditazione, al contenuto che uno deve meditare. Sempre ve lo, ve lo spiegheranno i prossimi predicatori. Una volta che sono riuscito a meditare, a contemplare quella verità che mi è stata proposta, il terzo momento è il colloquio che, dice Sant'Ignazio, è il momento più importante di, di tutto di tutta questa meditazione. È un dialogo con Dio, con la Madonna. Però Sant'Ignazio dice, come deve essere questo colloquio? Come si fa? Si fa mettendomi nella presenza sua, nella presenza di Dio, e parlarle, dice Sant'Ignazio, come un figlio gli parla suo padre o come un amico parla all'amico. Molto bella questa espressione. Come un amico parla con il suo amico. Questo è il colloquio. Se questo colloquio dura mezz'ora va benissimo, perché il vero scopo di, di tutta questa preparazione, di questa meditazione è il colloquio, il dialogo con Dio. Dalle volte San propone un dialogo con, con Dio, con Dio Padre, un dialogo con Gesù, un dialogo con la Madonna, un dialogo con lo Spirito Santo. Dipende. Però che questo colloquio si faccia con questo atteggiamento, e più tempo dedichiamo a questo colloquio, meglio è. Infine, il quarto punto è un esame: vedere che, che luci ho ricevuto, ho ricevuto in modo speciale, scriverle. Per esempio, ho capito che devo cambiare tale cosa, e tenerlo scritto, in modo tale che dopo, con il tempo, io possa controllare quello che, che ho scritto, che ho visto, e, e possa rivivere un po' lo spirito degli esercizi. Bene, io auguro a tutti voi questo come. come vi dicevamo all'inizio, con questo già concludo, gli esercizi sono Cristo e lo scopo degli esercizi è unirmi a Cristo, diventare veramente amico con l'amico, essere io amico da colui che mi chiama già amico da prima. Non siamo stati noi ad amare Cristo, è stato Lui ad amare prima noi, attende da noi questa risposta, quindi questa unione con Cristo, una unione veramente fedele, una unione di amici. E perciò mi permetto di consigliare perché gli eserciti sono Cristo e avendo gli stessi sentimenti di Cristo è lì che mettiamo ordine, è lì che cambiamo la vita. E per questo non vi posso dare un consiglio migliore che cercarvi di unire a Maria Santissima. Voi mi direte, no, ma abbiamo detto che devo unirmi a Cristo, a Gesù. Se me dedico a la Madonna, no, no me dedico a Jesús. Bien, San Luigi María eh, suplica, en su tratado de la vera devoción a la Madonna stessa, de alontanar aquella funesta tentación de credere que amare la Madonna significa amar menos Jesús. Lui dice, justamente, amare a María es amar más Jesús. María necesariamente me refiere en todo a Jesús. Più amo Maria e più amerò Gesù. Il santo non, non lascia nessun dubbio. Dice, se noi stabiliamo la solida devozione alla Santissima Vergine, non è che per stabilire più perfettamente quella verso Gesù Cristo, per proporre un mezzo facile e sicuro per trovare Gesù Cristo. Lo dirà molto spesso questo. San Luigi Maria parla a Gesù, scrive a, a Gesù stesso nel trattato e gli dice, ora mi rivolgo un momento a te, mio amabile Gesù, per lamentarmi amorevolmente con la tua divina maestà del fatto che la maggior parte dei cristiani, anche i più dotti, non conosce il legame necessario che esiste fra te e la tua Santa Madre. Tu, Signore, sei sempre con Maria e Maria è sempre con te che non può essere senza di te, altrimenti Maria cesserebbe di essere ciò che è. San Luigi Maria ripeterà instancabilmente questa verità e lui dirà che tutte le grazie di Cristo, Cristo le consegnerà a colui a cui Maria vuole consegnarle. Dice in un'altra parte ancora San Luigi Maria, Gesù è ovunque, è sempre il frutto e il figlio di Maria, e Maria è ovunque l'albero vero che porta il frutto della vita, è la vera madre che lo produce. E partendo dalla base, dice San Luigi Maria, che per ordinare la vita, anche lui lo ammette con Sant'Ignazio, per ordinare la vita è necessario unirsi a Cristo appartenerle a Cristo, legarsi a Cristo. Senza di me non potete far nulla, dice Gesù. Bene, allora devo legarmi a lui, devo essere unito come il tralcio alla vite. Bene, partendo da questa verità, dice San Luigi Maria che se la devozione, quindi se la unione con Cristo è necessaria a tutti, è necessaria anche la devozione a Maria a tutti. Perché è Maria a legarmi a Cristo? Però dice... Se la devozione alla Santissima, alla Santissima Vergine è necessaria per la salvezza a tutti, è specialmente necessaria a coloro che sono chiamati a una speciale perfezione, a quelli che vogliono convertirsi, a quelli che vogliono ordinarsi. Quindi la devozione alla Madonna è specialmente necessaria a tutti noi in questo tempo di conversione. Io non credo, dice San Luigi Maria, che una persona possa raggiungere un'intima unione con Nostro Signore e una perfetta fedeltà allo Spirito Santo, senza una grandissima unione con la Santissima Vergine e una grande dipendenza dal Suo soccorso. Chiediamo quindi a Maria Santissima la grazia di assistere ognuno di voi in questi esercizi spirituali online e che lei stessa vi porti a una profonda unione con Gesù Cristo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.